accettava scommesse sui cavalli. Lei era la padrona dei cavalli. In confidenza, ve la giochereste una copiata del genere? Walter Matthau, Julie Andrews in E io mi gioco la bambina. È una garanzia regolare. Vale solo $10. E lei vuole usare quella bambina come garanzia? Ma di che diavolo sta parlando? Beh, non è la garanzia di una scommessa. Io mi occupo della bambina fino a che non si fa vivo il padre. Come mai nessuno l'ha mai scoperto? Forse non ce l'ha mai provato. Lei è un tipo molto casalingo. È molto tenero con la bambina. Che bello, falla ancora. Craig gli è passato davanti e gli ha sparato. Compare. Telefona in giro e guarda quanto ti danno per la pelliccia. Dica il lupo siberiano. Non avrà paura di Blackie, vero? È la mia ragazza, ricordati. Lei lo sa? Lo so io. E adesso lo sai anche tu. Lei è di me che ha paura. Di lei? Ma è una donna. Non posso, ho già detto a tutti che ti avrei ammazzato. Di che hai cambiato idea, tu lo puoi fare, non sei mica il presidente. Dovrebbe avere paura di me. Io la riempirei di buchi più di Blackie. Così le uscirebbe fuori tutta l'acidità che ha dentro. Dove hai preso quei soldi? Li ho vinti. Li hai vinti? Alla signora Clancy. Mi ha insegnato a giocare a carte. Ramino e assopiglia tutto. Tu sei un disastro sotto tutti gli aspetti. Ci vorranno tutti i miei sforzi per farti diventare un essere umano. D'altro canto, io sono stupidamente innamorata di te. Voi, ve la giochereste una copiata del genere? Walter Matthau, Julie Andrews e Sarah Stimson in E io mi gioco la bambina. Ultime dall'alto. Mai tanta folla aveva partecipato prima al lancio di un film. Ma questo è niente rispetto a quanti gremiscono le sale di tutto il mondo per vedere Jerry Lewis in Bentornato Picchiatello. E poi si parla di crisi del cinema. Io ho visto in visione riservata nuovo film di Jerry Lewis. Io ho molto riso. Film, risparmiare sulle porzioni grande filetto. Thank you.
strega, ma non nel senso di una strega, è proprio una strega. Signorina, ma che tosse, ma lei ha la bronchite, vuole che la accompagni in farmacia? Grazie, signore gentile. Mi chiamo Altieri, Emilio Altieri. Altieri? Sì. Ma non una strega fisicamente, eh? No, perché fisicamente, anzi, è una fata. Finnicella, che mi combini? Mi vendico, che cosa vuoi che faccia? Prima di incontrare lei, io dovevo sposarmi con un'altra, una signora. Mi scusi, lei dove va? Matrimonio Altieri. All'invito, per favore. Eccolo. Cioè, una che prima era una signora, poi si è divorziata, è diventata signorina, così adesso può ridiventare signora. Allora, Emilio, vuoi sposarmi? Beh, se dovessi dare una risposta esauriente alla tua domanda legittima, ma forse un po' troppo concisa... Sì o no? Momentaneamente... No, no. Tanto rivedere il mare. Mi ci porti? Come le avevo detto, ho un impegno. E poi io devo andare a sinistra, invece il mare è dalla parte opposta, a destra. Ti confesso che avere per compagno una strega non è una cosa semplice. Porca miseria! Stiamo volando su una scopa! Con lei ne succedono di tutti i colori, eh? Tanto è vero che ne volevamo fare un film, in bianco e nero. Poi invece ci abbiamo ripensato e l'abbiamo fatto come nella vita, a colori. Meglio che ti muovi, fratello. Dobbiamo fare lo spettacolo, trovare il modo di rimediare $5,000 e portarli all'ufficio delle tasse della contea di Cook appena aprono. Jack ed Elwood Blues. Due uomini con una missione e solo 11 giorni per compierla. E non tornate più! Se non vi sarete contriti, pentiti e redenti. Nostra Signora della Santa Accelerazione, non ci abbandonare ora. Noi abbiamo fatto un patto col Padre Eterno. Siamo in missione per conto di Dio. Hanno un sacco di bella roba quest'anno. Come farete a rimediare $5,000 in 11 giorni senza fare una rapina? Io sono rimasta pura per te. Vai! Jack, ho una strana sensazione. Mi sa che con tutti quei proiettili che ci hanno sparato addosso deve essere partito un pistone. Tu dici che poi torna? No.
visto passare due tizi col vestito nero, col cappello nero, con la borsa nera? Sì, sono andati di là. Grazie. John Belushi. Ehi tu, quanto vuoi avere per tua moglie? Io compro. Ben Aykroyd. Dopo lo spettacolo potremmo, diciamo così, fare un peccatuccio. James Brown. Ho sentito un suono molto strano. Cab Calloway. Ray Charles. Sì, lo so, c'è la svalutazione, amico. Carrie Fisher. E perciò devo uccidere te e tuo fratello. Aretha Franklin. Tu vivi con me adesso e non ti mando a fare il vagabondo con questi pezzenti dei tuoi amici bianchi. Henry Gibson. Pregheranno che la polizia riesca a beccarli prima di noi. E la Blues Brothers Band. Andiamo, ragazzi. I Blues Brothers. Loro sono poliziotti? No, signora, musicisti. Guardate quell'uomo. L'avete sicuramente già visto. È uno dei migliori agenti della CIA. Ho fotografato tutto, Jaskol. Non vorrei trattare con i tedeschi occidentali. Gli stanno antipatiche le spie russe. E se adesso io mi metto a correre? Ah, andiamo, Jaskol. Se tu scappi ti rincorro. Che facciamo, la comica di Stanley Ollio? Anche quella donna ha una faccia familiare. La sua lingua taglia e cuce. Dove eri scappato, vecchio scimmione, figlio di puttana? Credevo che non ti avrei più rivisto. Madre, i termini, detesto le parolacce. Tu sei pazzo. Ti fanno la pelle dopo 5 minuti. Li farò tremare. Li farai tremare. Quelli ti mandano dietro un esercito di killer. Anche lei è un'abile spia. Ma ora quei due sono ricercati in ogni parte del mondo perché hanno minacciato di cantare. Le piace opera? E di segreti ne sanno fin troppi. A Salisburgo c'è una grossa posta in gioco. Con o senza la musica mi devi $135 e 62 cent. Ti interessa un pagamento in natura? Che cos'hai di tanto prezioso? Un pezzo di antiquariato. A Londra si beffano della CIA. Pronto? Joe Carter è legato a una sedia nella sua stanza. È meglio che vada a slegarlo, si affretti. Cosa? Ma chi parla? Una società per la protezione degli animali. E a Savannah scoppiano i fuochi. Pronto? Ciao, Is. Kendig! Ma che cavolo stai facendo? Non lo sai che questo cacchio di telefono è sotto controllo? Non dire parolacce, per favore. Mi stai mancando, lo sai. Ho pensato a te e ho sentito una voglia improvvisa. Per la prima volta Intelligence Service, CIA, FBI, KGB sono d'accordo. Quei due sono troppo scomodi. Bisogna eliminarli. Ma Walter Matthau e Glenda Jackson sanno dove nascondersi. Due sotto il divano. Ehi, ciao, bellezza! Buongiorno, quando è che ti sei arruolato nella polizia? È l'unica macchina che ho trovato con la benzina dentro. È una fortuna di questi tempi. Senti, qualunque cosa succeda, tu rimani ferma qui. Io torno fra un'oretta, ok? Ok, e se non sei tornato fra un'ora, aspetterò un'altra ora e poi andrò ancora e poi...